I teramani non differenziano più, o quasi. La raccolta diversificata porta a porta nel comune di Teramo scende drasticamente negli ultimi 3 mesi di circa 10 punti in percentuale, passando dal 69% al 57%. La Team, la municipalizzata deputata allo smaltimento dei rifiuti urbani di Teramo, dice basta alle buste nere conferite in strada e dentro le quali ci sarebbe di tutto, anche l'organico. Così nessun sacco è stato prelevato e ieri la città versava in uno stato pietoso di discarica a cielo aperto. È dovuto intervenire il comune, intimando comunque alla Team la raccolta dei sacchi neri per evitare problemi igienici. Dalla prossima settimana però torna la linea dura e per l'indifferenziato si potranno usare solo i mastelli. Teramani incivili? Io li definirei teramani pigri. Mi piace pensare che ci sia un margine di positività. Quello che è successo la settimana scorsa è sicuramente un episodio gravissimo, però veniamo fuori da un momento duro di isolamento e quindi anche di non condivisione degli spazi. Abbiamo chiesto alla Team, al gestore attuale, di raccogliere comunque nelle giornate, nella giornata successiva abbiamo dato mandato di raccogliere comunque quelli che erano i rifiuti abbandonati all'interno dei sacchi neri, al di sotto delle abitazioni. È chiaro che dalla settimana prossima non sarà più tollerato alcun errore. Ora però purtroppo chiediamo uno sforzo ai nostri cittadini di impegnarsi, perché probabilmente la pigrizia, l'inerzia, ripeto, la non condivisione degli spazi e quindi non guardare la città con occhi amorevoli ci ha portato a tornare fortemente indietro rispetto a quelli che erano gli standard di fine gennaio, perché avevamo una percentuale di raccolta differenziata pari al 69% che nel giro di 3 mesi è scesa drasticamente di 10 punti percentuali. Intanto il Consiglio Comunale approva il nuovo regolamento di igiene urbana che prevede le isole ecologiche nelle frazioni e il sindaco D'Alberto pubblica la foto di una donna che butta in una strada adiacente al Corso San Giorgio un vecchio water.